Buon salve a tutti, io sono sempre Notmi e bentornati su Prince of Persia. Ed eccoci tornati su Prince of Persia, in questa bellissima prigione. Sì, ho deciso. Cosa? La sposerò. Ma dai, la prima occasione. Non iniziare così. Dobbiamo smetterla di girarci. No, non farlo. Rivelare i nostri veri sentimenti. No, non farlo. L'ho tirata troppo per le lunghe. Quanto lo devo insultare da 1 a 20 il principe adesso? Che bello un fiume di sangue sotto di noi. Questo sì che è divertente. Ma ah, sei un coglione però. Wow, lascia fare Iron Maiden. Ultrasalto della vita. Proviamo. Yes. Che poi perché ci sono delle vergini di ferro qua? Cioè come fanno a mettere i prigionieri qua? Riusciremo anche a uscire da queste prigioni, ragazzi. Ci stiamo avvicinando alla fine di Prince of Persia. Che palle, mi sono rotto le palle. Mi sono rotto le palle. Mi sono rotto. Penso che abbiamo svuotato tranquillamente tutto il palazzo dai mostri di sabbia. Visto che dovrebbe essere una... vabbè. Tanto per cambiare, siamo venuti in soccorso di Fara. Tanto per cambiare dovremmo fare tutto noi, perché lei figura... Dove sei? Dove sei? Ti ho salvato la vita, eccoti. Non c'è di che. Ti ho parato il culo, ma non c'è di che. Sono caduto da un'altezza incredibile e tu fotte sega. Me ne ricordo, me lo ricorderò. Sì, lo so. Ma non correre avanti, che dopo ti devo di nuovo parare il culo, eccetera. Cioè, non... sono tipo babysitter. Ma, Fara! Quella è la mia testa, non devi colpire me. Ma secondo me, sapete cosa? Secondo me non è colpa di Fara. È che lei non sa usare l'arco. È quello. Cioè, se l'è trovato per le mani e non lo sa usare. E quindi, boh, cioè, fa schifo. Questo ascensore è la parte che odio. È stato facile. Con i capelli e i vestiti che fanno cosa? Anche perché lei tende a morire molto in fretta. E arrivano molti nemici. Ok, dai, dovrebbe mancare poco. Da tutto il mondo. Ok, rallentato. Ma dai. Però quanta gente c'è su sto ascensore. Dai. Possiamo andare avanti così quanto vuoi. Che bella battaglia. Ok, ballo della vittoria. Questo è il ballo della vittoria. Yeah. Non c'è di che, eh. Potevo lasciarti morire tranquillamente, la mia vita sarebbe stata più facile. Fai presto, dai! Intanto stai calma, perché mi curo. La clessidra è vicina. Riesco a sentirla. Sentire come? Ho il sesto non senso. Non riesco a spiegarlo. Il pugnale, non lo so. Gold! Prendi tutto e scappa, principe! Poiché sei un principe, quindi non penso abbia tanto senso farlo. Però tutti i tuoi sudditi sono morti. Quindi a sto punto, prendi tutto e scappa comunque. Vai, fatti un tuffo. Fatti un tuffo. No, non si fa un tuffo. E qua c'è la clessidra del tempo. Ora sali sulla clessidra. La clessidra del tempo. Yeah, yeah, yeah. Ora sali sulla clessidra, perché tu non puoi proprio fare un cazzo, vero Fara? Perché qua sto facendo tutto io. Qua devo aprire io la clessidra. Devo fare io il resto. Prendi. Conficcalo nel centro della cupola. Ok, intanto stai calmo. L'esercito di mio padre ha preso il tuo palazzo. Già. E ti ha fatta schiava. Già. Cosa? Hai tutte le ragioni per odiarmi. Io te lo dico da di che cosa stai mille parlando? Puntate. E ora dovrei fidarmi di te. Ma va? Forza! Non devi. Non c'è tempo. Ammarrut. Ammarrut. Il kebab senza cipolla, grazie. Dammi il pugnale. Chi se ne frega di salvare lei? Non deve prendere il pugnale! Una mossa atletica di incredibile valore. Avevo affrontato il nemico. E invece? Lo avevo guardato negli occhi. E? E avevo perso. Capita. Tutto. Ma io dico, tornare indietro col pugnale? No. Madonna che presa. Con che occhi Fara però? Ha gli occhi strani. C'eri quasi. Quasi. Avevi il pugnale in mano. E invece. Perché hai esitato? Credi di essere più in gamba degli altri. E invece. Cioè, allora io l'ho salvata da cadere di schiena su una tomba di pietra e morire. E anche mi fa l'incazzata. Perché mi sono fidata di te? Perché non ti sei fidato di me?
Cosa fate? No, eh. Dove sei? Guarda che qua... Guarda che queste Tieni cose le guardano i bambini, non Non si fa. Non dicevo sul serio. No, hai ragione. È stata tutta colpa mia. Desideravo onore e gloria. E guarda dove ci hanno condotto. Ci deve essere un modo per uscire da qui. Quando ero piccola, mia madre mi insegnò una parola magica. Se avessi avuto paura, sarebbe bastato pronunciarla. E subito si sarebbe aperta una porta magica. Non l'avevo mai detto a nessuno. È una cosa stupida. Lo credo, è la cosa più infantile che abbia mai sentito. Esatto, bravo principe, diglielo. Qual è la parola? Cacolukiam. Cacolukiam, che brutta parola. È cacofonica come parola. Zan, zan, zan. Vero? Farà? Pam, pam, pam. Farà? Tuluk, tuluk, tulu, tuluk, tuluk, tulu, tuluk, tuluk, turarara. Siamo arrivati nella parte what the fuck di Prince of Persia. Acqua. Come vorrei. Acqua. Che tra l'altro farlo la prima volta questa parte qua è un qui casino. Stiamo cadendo nel ridicolo. Stringimi forte. Con chi stai parlando? È pazza, pazza. È davvero un casino qua. Farà? È davvero davvero un casino. E ce l'ho fatta al primo colpo. Comunque non fidarti. Non farlo. E vabbè, però lei usa il potere delle tette. Non vale. Forza. No, no. Non farlo. È malvagia. E vabbè, lui anche lascia la spada e il pugnale. Sei stupido però. Però te la cerchi. Non farlo. A parte che non sai neanche se è Farah. Ok? Potrebbe essere un mostro tentacoloso che vuole ucciderti e fare seviziare il tuo cadavere. Ma cosa mi tocca vedere qua? Eh? Cosa mi tocca vedere? Dimmi te. Ma si può. Forse quella grotta magica era solo un sogno. Guarda, io non dico... Caso, vabbè, io non dico niente. L'avremmo sognata insieme. Sì, sì, l'avete sognata insieme. Io lo so che era reale. Come no? E poi, oh guarda, oh guarda, sei un coglione. Non hai più né la spada né il pugnale. Coglione! Sei felice, eh? E guarda chi sta arrivando. Sei felice che moriremo male per colpa di Farah? Che cazzo che moriamo male? Io corro avanti. Corri, principe, corri. Allora, dobbiamo prendere l'altra spada figa. Voilà. Ma chi siamo? Ma chi siamo? E ora spada nuova. E questa è una cazzo di spada figa. Salve, nemici. Salve. Come va? Sei morto? Oh, guarda. E tu? Anche. Oh, guarda. Allora, principe, mi dispiace dirti, te l'avevo detto, ma te lo dico da quando abbiamo iniziato che non devi fidarti di Farah. Direi che per oggi è abbastanza, grazie per aver guardato il video, spero vi sia piaciuto e ci si rivede alla prossima. Yuhu! Che bello il ballo della vittoria.